parliamo della macrocategoria responsabilità professionale e diritto sanitario. Il premio è Boutique di eccellenza dell'anno, responsabilità medica, risarcimento del danno. Il premio va a Studio Legale Sgromo. Che però non ha potuto raggiungerci in studio, anzi sì, li vediamo. Però abbiamo... perché... Allora, adesso ci spiegheranno tutto. Arrivate. In rappresentanza dello Studio Legale Sgromo. ecco dov'è la... Abbiamo... Perfetto, perché abbiamo anche un saluto da mostrare, giusto? Perfetto. Allora, in rappresentanza giustamente ritirano il premio e fanno anche la foto a questo punto. Intanto mostriamo... Esatto, regia, mostriamo il video di saluti. Perfetto. Ce l'abbiamo, vediamo i pollicioni dalla regia, prego. Grazie alle fonti per questi servizi con riconoscimento allo Studio Sgromo. Quest'anno è la prima volta che sono riuscito a presenziare, sono comunque sostituito e rappresentato da due validissime colleghe che ringrazio, e grazie anche ancora una volta alle fonti per aver dato evidenza, per aver dato visibilità a questa materia ormai mi viene da attenzionare la responsabilità professionale medica. E il Covid purtroppo ci ha allontanato di spazio, ma non i sentimenti, per cui io sono lì insieme a voi a festeggiare e vi auguro pertanto una splendida serata. Grazie. Un applauso. Bene, alla fine. Grazie allora al team dello Studio Legale Sgromo e anche al contributo che abbiamo potuto mostrarvi. Un buongiorno ai telespettatori delle Fonti TV, siamo in compagnia per questa puntata di Legal Corner dell'avvocato Bruno Sgromo, fondatore dello Studio Legale Sgromo. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Ecco, come tutti sanno, lei e il suo studio siete specializzati nell'ambito della malasanità, per cui le chiedo anzitutto se può fare un po' il punto di questo settore, considerando il fatto che siamo praticamente arrivati alla fine dell'emergenza sanitaria a livello proprio normativo. La deadline è il 31 marzo. Prego, avvocato. Sì. Allora, il 31 marzo segna appunto la fine dell'emergenza sanitaria. Per quanto riguarda strettamente il diritto sanitario, consentirà, diciamo, fino a quel momento saranno ancora bloccate tutte le esecuzioni nei confronti delle strutture sanitarie, chiaramente strutture sanitarie insolventi. Dal 31 marzo in poi riprenderanno quindi le procedure esecutive nei loro confronti e quindi si ritornerà, diciamo, allo status quo ante rispetto all'emergenza Covid. Questo è quanto in ordine appunto a questa deadline di cui lei parlava. Per quanto riguarda la responsabilità professionale medica in genere, sicuramente questi due anni hanno rallentato un po', no? Il corso degli eventi, evidentemente tante operazioni, tanti interventi sono stati rinviati, ovviamente, per l'emergenza. Si parla addirittura di 800.000 interventi chirurgici che sono stati rinviati e quindi dovranno essere in qualche modo, come dire, messi all'ordine del giorno sia per quanto riguarda le strutture pubbliche che per quelle private, per cui prevedo anche un certo sovraffollamento, insomma, da questo punto di vista. Un sovraffollamento che potrebbe portare a qualche problematica, a qualche criticità e quindi a delle responsabilità professionali mediche o della struttura sanitaria. Ecco, avvocato, nell'ambito sempre della Covid, chiaramente, si è parlato tanto del vaccino, no? Come si possono inquadrare possibili eventuali danni da vaccino? Due parole, perché veramente un ambito per il quale, e mi riferisco chiaramente ai danni da vaccino Covid, è un ambito assolutamente recente, per cui non vi sono dei precedenti giudiziari, ragion per cui è difficile fare delle previsioni. Io sono strettamente convinto che ci sono delle responsabilità
per quanto riguarda le case farmaceutiche, soprattutto relativamente ai danni che hanno provocato, a quelli gravi che hanno provocato a vari pazienti che si sono sottoposti al vaccino. Molti penseranno, sì vabbè, ma è stato sottoscritto un consenso informato, per cui dovrebbe questo consenso liberare in qualche modo da responsabilità la struttura farmaceutica. Io non ne sono convinto perché le posizioni a livello contrattuale, a mio avviso, non sono equilibrate, nel senso c'è il paziente da una parte, dall'altra c'è un'azienda farmaceutica. E come dicevo, non sono posizioni equilibrate, nel senso che il paziente si è trovato in una situazione contingente, è stato costretto a sottoscrivere quel consenso e a vaccinarsi, anche perché ci sarebbero state diversamente delle limitazioni alla vita, no? Soprattutto alla vita sociale, pensate ai ragazzi, insomma, no? Che non potevano, non sarebbero in qualche modo stati messi nelle condizioni di andare, di frequentare dei teatri, dei cinema, dei bar, dei ristoranti, no? Senza il vaccino. Per cui questo squilibrio di posizioni contrattuali, secondo me, in qualche modo fa venir meno la giuridicità, quindi del contratto posto in essere, quindi del consenso informato. Quindi comunque anche da parte di familiari, insomma, ci sono comunque dei casi che stanno emergendo, per quello che ci può dire chiaramente. Sì, chiaramente io seguo dei casi in questo senso, non vi posso chiaramente fare, sono anche casi che hanno avuto gli onori della cronaca. Però chiaramente non posso, certo. Devo mantenere il totale riservo perché l'ho promesso anche alle famiglie, per cui non voglio assolutamente parlare di questo, però credo che sia importante iniziare un percorso in questo senso, nel tentare di recuperare, soprattutto per quelli che sono stati i danni più importanti, tentare di arrivare a un risarcimento, a un congruo risarcimento per le famiglie. E soprattutto per laddove sono rimasti in vita, magari con dei danni permanenti per i pazienti che hanno subito il vaccino. Ecco, avvocato, parlando adesso del quadro normativo, no? Facciamo riferimento alla legge Gelli del 2017, ci sono comunque dei decreti attuativi, no? Che devono essere varati. Sì, questi decreti attuativi li aspettiamo dal 2017, appunto, quindi sono 5 anni che aspettiamo questi decreti attuativi. Sembrerebbe che manchi adesso solamente il vaglio del Consiglio di Stato. Per noi saranno sicuramente importanti, perché consentiranno l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione, quindi dovranno disciplinare come poter agire direttamente nei confronti della società assicurativa, quindi dell'assicurazione che copre le strutture sanitarie pubbliche e private. Bene, quindi aspettiamo che anche dal lato normativo qualcosa si muova. Avvocato, io la ringrazio molto per essere stato con noi, l'avvocato Bruno Sgromo, fondatore dello studio legale Sgromo. Grazie ancora. Un saluto a lei e un saluto anche ai nostri telespettatori. Appuntamento alla prossima puntata di Legal Corner.